Salve. Oggi, continuando la nostra attività di rilettura di Hermann Hesse, parliamo di questo testo, Gertrude. Gertrude è stato pubblicato nel 1910, quindi stiamo parlando ancora della produzione giovanile di Hermann Hesse. In questo romanzo si trova ancora lo stesso tipo di poetica. Una volta che ci fosse un personaggio sereno, tranquillo, lineare, no, non è così. Tutti i personaggi principali, naturalmente, di esse sono persone che hanno dentro questo miscuglio, questo fuoco, questa gioia e questa tristezza. Ma la gioia non è mai serena, la gioia sono lampi, sono di fuoco, e la tristezza è terribile. La storia di questo romanzo è la storia più di Gertrude, è la storia di un musicista, la storia di Gertrude, che è una donna bellissima, di cui lui si innamora, e la storia anche del rapporto tra il musicista e un suo amico che fa il cantante. Quindi siamo nell'ambito della musica, è una storia di quegli anni e quindi siamo in pieno romanticismo. Io naturalmente non vi voglio raccontare tutta questa storia, no? Però alcuni elementi di questo bel libro io vorrei darveli e li ho notati. Allora, la prima cosa è la seguente: ad un certo punto, per far capire come si mescolino dentro la persona, dentro il protagonista, aspetti diversi in contrasto tra di loro, vi leggo questo piccolo brano. Non intendo dar via e liberarmi di nulla se non del mio stato di debolezza e costrizione. Vorrei sentire che il dolore e la gioia scaturiscono dalla medesima fonte. Sono moti della medesima energia e battute della medesima musica, entrambi belli e necessari. Ecco, qui c'è tutto questo contrasto, questa poetica, che si trova in gran parte del testo, vorrei dire in gran parte dell'opera di Hermann Hesse. Un secondo aspetto che vorrei far notare è che si comincia a entrare in quella che è la filosofia orientale, che in qualche modo influenza Hermann Hesse. A un certo punto un precettore dice: ma hai già sentito parlare della dottrina del karma? Eccoci qua, qui entriamo in questo primo accenno verso queste dottrine di tipo orientale. Verso la fine uno dei protagonisti cita il Buddha e quindi diciamo che non siamo estranei a questo avvicinarsi all'Oriente, che fa parte un po' del rifiuto che in gran parte della sua vita Hermann Hesse ha avuto nei confronti della civiltà occidentale, della guerra, eccetera. Ma di questo ne parleremo quando troveremo i romanzi adatti. Ed infine c'è la dimostrazione più ampia, diciamo, del romanticismo di Hermann Hesse. Al di là delle definizioni che i professori di italiano danno del romanticismo di questo periodo, si vede qua, sentite, il buio, la tenebra desolante, è questo l'orribile cielo della vita quotidiana? A che scopo ci si leva al mattino, si mangia, si beve, ci si rimette a giacere? E sentite qua, il bimbo, il selvaggio, il giovane sano, l'animale non soffrono per tale ciclo di cose e di azioni indifferenti. Chi non patisce il pensiero è lieto di levarsi al mattino e del mangiare e del bere. Vi trova soddisfazione e non vuole che le cose vadano diversamente. Ma colui che ha perduto tale semplicità cerca invece nel corso dei giorni, eccetera, eccetera. Ecco, questa frase mi ha fatto venire in mente, credo sia difficile non farsi venire in mente Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi è il suo canto, il canto notturno del pastore errante, c'è una parte di questo canto notturno che è importantissimo, quando dice: «O greggia mia che posi, o te beata, che la miseria tua credo non sai quanta invidio ti porto», eccetera. E più avanti dice, la frase che ho sempre adorato, è stata bellissima: «Dimmi, perché giacendo a bell'agio, ozioso, s'appaga ogni animale? Ma se io giaccio in riposo, il tedio assale?» Ecco questo contrasto. Qui c'è questo contrasto fra chi è ignaro,
il fanciullo, il gregge, il bambino, colui che non pensa, non si fa delle domande sulla vita e la vive serenamente. E colui che invece si fa queste domande sulla vita e naturalmente ha dei problemi di vivere. E questa vita non è così facile, ma è così piena di contrasti. Ecco, Gertrude è un gran bel libro. Ah, dimenticavo, non manca all'interno del testo, come anche in Sotto la ruota, diciamo, l'argomento del suicidio. Ma attenzione, in che senso? Nel senso che la persona, quando a un certo punto la persona che è piena di problemi decide, prende la decisione di suicidarsi, da quel momento in poi la sua vita è serena, perché sa che ha già trovato la soluzione ai suoi problemi. Ora, non preoccupatevi, non si suicida nessuno, non è uno spoiler la mia, però è questo concetto che si ritrova anche in altre parti, no? Il suicida, nel momento che ha preso la decisione, non ha più i problemi che aveva prima di decidere di suicidarsi. Bene, concludo consigliandovi questo giovanile libro di Hermann Hesse. Il prossimo libro che leggerò e che vi racconterò sarà Peter Kamenzind, un altro libro giovanile scritto ancora prima di questo. Quindi Gertrude, Hermann Hesse. Naturalmente questa non è l'edizione che potrete trovare in giro se non in qualche biblioteca. Questo libro è costato 6.000 lire ed era, almeno io l'ho comprato nel novembre del 1980, essendo uscito nell'80. Alla prossima puntata.